Un giorno, sempre di quel periodo, non è stato bellissimo e mi sono accorta che non potevo più continuare a stare sul divano senza fare niente dalla mattina alla sera. E visto la mia grande passione il tennis, ho deciso no, ok, basta, mi rimetto in gioco. Una grave malattia ha costretto Giulia Capocci a vivere in carrozzina, ma non ha spento il suo spirito combattivo. Per questo Giulia ha deciso di imbracciare la racchetta e tentare la strada del tennis paralimpico. Una strada che l'ha già portata a due titoli italiani, sia nel singolo che nel doppio, e che la porterà ancora più lontano, dall'altra parte del mondo, a Tokyo, per l'appuntamento con le Olimpiadi nel 2020. Il viaggio è iniziato dal Circolo Tennis Giotto di Arezzo. Ad accompagnarla nei prossimi mesi e anni di preparazione all'appuntamento olimpico ci saranno il suo allenatore Giacomo Grazzi, il CONI, le istituzioni e anche la società Multiutility dell'Energia Estra che sosterrà Giulia nel suo ambizioso progetto. È un esempio di coraggio e determinazione, un esempio per le imprese, per il mondo del lavoro, per le istituzioni, perché una persona che potenzialmente potrebbe essere messa ai margini della società per una grave malattia, per essere costretta in carrozzina, si è metaforicamente purtroppo rialzata e è tornata alla sua passione, la passione per il tennis. E Estra, con il progetto Estra per lo Sport, intende sostenerla. E la accompagneremo nel suo progetto di crescita sportiva finalizzata all'obiettivo principale di partecipare a Tokyo 2020.